come ha fatto Andrea, lascio parlare la moglie, visto che è la festa delle donne e non voglio essere anch'io troppo logorico, voglio che parte al suo trio. Valentina, vuoi introdurre dell'azienda? Va bene. Intanto volevo fare una premessa. Siamo entrati in azienda giovanissimi e siamo subentrati io e mio socio e lei e i suoi genitori. E posso dire soltanto che se non fossimo uniti insieme, prima da un rapporto diciamo così di fidanzamento e poi anche siamo sposati, e devo dire che se non fossimo uniti non avremmo potuto proseguire questa attività. Quindi la sinergia donna-uomo è indispensabile secondo me in qualsiasi attività. Questa è la mia premessa. Ringrazio Nadia che ha ideato e organizzato questo incontro, questo momento molto importante di riflessione che ci permette di dialogare un po'. E inizio però con un purtroppo. Purtroppo ci troviamo ancora a dover parlare di diritti delle donne, quando invece dovremmo parlare di diritti di tutto il genere umano, cioè ogni persona ha questi diritti, a prescindere dal genere a cui appartiene. Invece, come diceva anche la Preside, ci troviamo davanti ancora a pregiudizi e preconcetti che ci portano a distinguere e a dover parlare appunto di diritti delle donne in questa giornata importante. Passi avanti, ne abbiamo fatti tantissimi, e quindi questo discorso però ci porta sempre un po' in un vicolo cieco. Ci troviamo davanti a un mondo dove le donne devono effettivamente, ragazze, impegnarsi mille e mille più volte. Quindi vorrei poter dare una chiave, forse non c'è una chiave, abbiamo un'unica arma che ci permette di andare avanti, di continuare di migliorare questa nostra società, e quest'arma è l'amore. L'amore non solo amore inteso come magari la famiglia, amore anche verso se stessi, quindi il rispetto innanzitutto, il rispetto che dovete pretendere sempre e che dobbiamo dare sempre comunque alle persone che ci affiancano. Quindi nella vita e anche nel lavoro, come a me è capitato. Quindi l'amore che ci ha portato ad andare avanti, anche a sopportare, insomma, ci ha portato anche nel negozio a fare, ad esempio, delle scelte un po', come dire, abbiamo sempre avuto il privilegio di avere collaboratori, sia uomini che donne, e quindi di unire le nostre sinergie e da accontentare anche vari aspetti del nostro lavoro, che non è solamente la vendita, ma appartiene a tutto un mondo, diciamo, ci sono tante cose nel negozio, cioè, ci sono le vetrine da allestire, ci sono clienti vari da accontentare, ci sono gli acquisti, c'è la contabilità, e quindi ognuno di noi ha avuto il proprio ruolo all'interno dell'azienda. Questo ci ha permesso di comunque. Abbiamo un negozio, Meneghetti, pensavo l'avessi già detto, aspettate. No, sono fatta la presenza. Allora, Meneghetti è una piccola orificeria, è una piccola realtà che sussiste da tanti anni, e esattamente uno meno di me, quindi 53 anni di vita del negozio. Il negozio è iniziato con i miei genitori. È stato per 25 anni una società con un'altra famiglia. I miei genitori, anche loro, lavoravano insieme e si sono sempre rivolti, diciamo, a una realtà locale, quindi innanzitutto ai veneziani e quindi anche a turista, perché abbiamo una realtà, il nostro negozio è a San Bartolomeo, quindi una zona molto centrale, e abbiamo avuto questa fortuna di questo location proprio nel cuore della città. E quando appunto noi siamo subentrati, si è sciolta, diciamo, questa società e abbiamo iniziato il nostro cammino. Quindi, come si diceva anche prima, oltre ad essere aperti ai cambiamenti che ha fatto in questo periodo la nostra società, siamo stati aperti appunto anche nella conduzione dell'azienda, e quindi abbiamo cercato di migliorare nel nostro piccolo quello che è stato possibile migliorare. E ci siamo sempre un po' supportati, ecco, quello è importante, perché dove uno arriva, non arriva, arriva l'altro, e quindi questa possibilità di sfruttare al meglio le nostre energie, ecco, questo è stato molto importante. Quindi Venezia comunque, a quanto io ho potuto vedere, offre moltissimo anche come
come lavoro al mondo femminile. Per fortuna ci stiamo avvicinando a una realtà migliore, una società migliore sicuramente. Oggi appunto si premiano tre donne e quindi tre sorelle. Noi abbiamo messo a disposizione questo premio, un premio che è simbolico, rappresenta un po' la nostra città e quindi questo leone, ed è un orgoglio ed ecco chiarezza che insomma possiamo appunto premiare queste tre sorelle che hanno solo una dimostrazione della sinergia e del lavoro insieme, perché tra marito e moglie, fratello, sorella e figlia. C'è anche un maschio, eh? Abbiamo anche un maschio. La minoranza. Non l'abbiamo lasciato a casa. Ho lavorato sia con mia sorella che con le figlie, quindi sa cosa vuol dire. E quindi l'amore ci porta avanti e ci aiuta. Quindi un solo consiglio che mi permetto di dare ai ragazzi che intraprendono le loro strade, ed è quello di, proprio una cosa personale, di creare, quando appaiono degli imprevisti, delle difficoltà, quei problemi che sembrano al momento insormontabili, trasformarli in opportunità. Quindi vedete, se non potete andare in una direzione, cerchiamo di spostare il tiro e andiamo sempre avanti dove cerchiamo di andare. Creiamo delle esperienze, ci sono delle delusioni, ma abbiamo davanti sempre nuove opportunità. Grazie.